La cittadella della Protezione Civile ha accolto 8.000 persone nell'evento clou della settimana di attività e approfondimenti dedicati alle diverse realtà trentine che contano ben 13.000 operatori, di cui 12.000 volontari. Un'occasione importante per vedere la Protezione Civile Trentina all'opera con spettacolari esercitazioni e momenti di confronto e ancora la consegna di 7 riconoscimenti per altrettante figure e realtà simbolo dell'impegno, della preparazione e del dono generoso del proprio tempo in favore della comunità. Due nuovi Airbus H125 per le operazioni di protezione civile sono stati inaugurati presso il nucleo elicotteri del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Trento. I due mezzi sono entrati in funzione nel corso dell'estate, totalizzando circa 220 ore di volo. La colorazione richiama quella degli equipaggiamenti in capo ai vigili del fuoco, che li differenzia dagli elicotteri sanitari gialli e rossi. Vengono impiegati per operazioni antincendio, trasporto di materiale e squadre di personale, sorveglianza del territorio e svariate altre operazioni e attività di protezione civile. Due nuovi elicotteri per la protezione civile, circa 6 milioni di investimento. Sono due elicotteri che, diciamo, aumentano la capacità tecnologica e la possibilità di intervento del mondo della protezione civile. E a questi due elicotteri si aggiungono i 3 elicotteri esistenti di tipo sanitario. È stata un successo anche la 7ª edizione del Festival dello Sport e ora l'appuntamento al 2025. Si è chiusa al Teatro Sociale l'edizione 2024 della grande festa dello sport che ha portato a Trento sul tema Nati per vincere oltre 130 eventi, più di 200 ospiti nazionali e internazionali in 4 giornate, ma soprattutto un'atmosfera di entusiasmo e di emozione nelle vie del capoluogo e negli incontri. Anche quest'anno la città si è tinta di rosa ed è diventata un punto d'attrazione per tutti gli amanti dello sport e devo dire non solo. E quindi anche quest'anno si sta rivelando la formula vincente. Il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, dopo una stagione estiva con tantissimi eventi, promette di stupire ancora. La sua sede, che si affaccia sulle sponde del lago, rimane infatti aperta tutti i giorni dalle 10 alle 17 fino alla fine dell'anno, pronta ad accogliere i visitatori e a raccontare come vivevano i nostri antenati preistorici, cosa mangiavano e quali strumenti e utensili utilizzavano nella vita quotidiana. Con due novità, dal 7 al 31 dicembre lo spettacolo di luci e photomapping dal titolo Preistorie spaziali, che ci porterà nella dimensione celeste fatta di stelle, pianeti e galassie, e inoltre il 7 dicembre la notte al museo. Infortuni sul lavoro, rimane alta l'attenzione. Un nuovo appello è stato fatto in occasione della 74esima giornata nazionale dedicata alle vittime del lavoro, che ha visto a Trento la celebrazione della messa e a seguire la deposizione di una corona presso il monumento di Largo Pigarelli. Su questo tema l'assessore Achille Spinelli ha confermato l'impegno della Provincia Autonoma di Trento. Abbiamo bisogno di ragionare tutti assieme e di fare sempre di più. Non è mai il momento di fermarsi o di guardare i risultati, è sempre tempo di investire, di proseguire delle campagne di promozione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, ma è evidente che è un impegno globale, corale, e che parte chiaramente dal mondo dei datori di lavoro, delle imprese, ma anche della pubblica amministrazione, che guida e porta a investire sempre di più su questo tema, ma anche degli stessi lavoratori che devono avere un impegno individuale alla propria sicurezza, dal momento in cui si alzano dal letto al momento in cui tornano a letto la sera. Influenza? Hashtag io mi vaccino. Difendi la tua serenità. La vaccinazione anti-influenzale è raccomandata dal Servizio Sanitario Provinciale e offerta gratuitamente a determinate categorie di persone. Rivolgiti al tuo medico o pediatra di famiglia oppure agli ambulatori vaccinali dell'azienda sanitaria. Maggiori informazioni sul sito www.apss.tn.it.